Salvatore Sanzo, presidente regionale CONI Toscana. Un'opportunità queste Olimpiadi oppure problemi su problemi, così come dicono in giro? No, io le ritengo una grandissima opportunità, un grandissimo obiettivo che come paese ci dobbiamo porre, quindi non soltanto come regione evidentemente, e quindi un supporto, un sostegno all'iniziativa naturalmente del Comitato Olimpico, del governo, delle regioni, dei comuni che sono interessati e competenti in materia. Credo che non soltanto da un punto di vista sportivo, bensì anche da un punto di vista promozionale e turistico possa essere una grandissima vetrina. Quindi Olimpiadi, forza, e incrociamo le dita perché a breve ci sarà la decisione. Sì, il 24 infatti siamo tutti in attesa di questa decisione, quindi rimane poi qualcosa nel territorio o comunque nel paese? Beh, rimangono innanzitutto impianti, rimane il fatto di aver accolto e ospitato sui nostri territori centinaia di migliaia di persone, non soltanto atleti, dirigenti o tecnici, ma anche quindi non soltanto addetti ai lavori, ma anche appassionati in questo caso di sport invernali, ma non soltanto, perché poi l'Olimpiade diventa anche un momento di grande aggregazione, socialità, è un evento a tutti gli effetti, ecco perché non dobbiamo pensare soltanto alla difficoltà di realizzare l'impiantistica sportiva, che poi è secondo me l'elemento cruciale, cioè porre attenzione e concentrazione sul fatto di non realizzare cattedrali nel deserto. Esperienze da questo punto di vista ne abbiamo, quindi io sono assolutamente convinto che l'Italia vincerà questa sfida. Quindi uniti per avere le Olimpiadi in Italia. Questo è il messaggio che nel mio piccolo lancio io, ma che soprattutto hanno lanciato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giorgetti, il presidente del CONI Malagò, quindi più squadre di così non si può fare. Speriamo bene. Incrociamo. Presidente, saluti. Grazie, arrivederci.